Ehi hey, ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video ho completato l'ultima prova che era rimasta da fare, era quella con Jack. Poi ho parlato con tutti, ci hanno detto come stanno, come si sentono. E prima di partire appunto per lo Yo-Kai World, Summer ha avuto un altro sogno inerente a Shuka, ma non riesce ancora a ricordarsi il suo passato. Comunque, ora parliamo con la nonna perché siamo davvero pronti per andare. Volete andare a dormire? Ah, io dico, sai, mo parliamo con la nonna e poi partiamo. No, volete andare a dormire. Comunque, tutti sono davvero pronti. Abbiamo risvegliato al 100% a quanto pare i nostri poteri sopiti. Ah. E Emma dice che oggi è il grande giorno. Il giorno della partenza per la sconfitta di Vuoto Oscuro. Ora avete tutto ciò che vi serve. Affrontate Vuoto Oscuro e vincete. Quando tornerete, saremo vincitori. F per dire fottetevi? Cosa sta ad indicare F? Ah, fantastico, giusto. Bene, è giunto il momento della sfida finale. Tutti pronti? Forza, detective! Andiamo! Il team è di nuovo unito, quindi allora io... Sapete, dallo scorso episodio Jack ha fatto una roba proprio epocale. Sì, lo so che è equipaggiamento, ma gliel'ho messo più avanti nel video e no, non ve lo faccio vedere perché sono cattivo. Il team non è male, gli equipaggiamenti li ho dati. Andiamo. Scelgo Jack perché Jack ovviamente ha quell'attacco finale con Susanoo che, miseria, ma mi ha fatto paura. Eccolo qua, Yo-Kai World Futuro. Andiamo. Praticamente le frecce ti indicano... i punti esclamativi verdi ti indicano dove è possibile accedere ad un portale per andare nel palazzo di Emma del futuro. Eccolo qua. E questo sarebbe Yo-Kai World, totalmente distrutto. Già, a quanto pare è davvero così. Wow. Kaere e gli altri sono qui da un po' ormai. Spero che stiano bene. Questo suono non promette nulla di buono. Cos'era quel rumore? Andrò a controllare io, Emma. Tu e ragazzi pensate a Vuoto Oscuro. D'accordo, Zazel. Ma fa attenzione, intesi? Siamo alla resa dei conti. Non la passerai liscia a Vuoto Oscuro. Ma se io con Summer quindi faccio l'Energy Max, lei che diventa Shuka? Non credo. Comunque, non importa. Con Jack mi sento più che al sicuro. Ah, non posso andare in bici. Vuoto Oscuro, stiamo arrivando. Principessa Shuka, il gioco decide di no, dire no. E vabbè, però. Ah, qui nel caso io abbia voglia di rientrarci per qualche motivo. Sapete cosa? Prima di continuare devo andare qui da questa porta e usare la chiave fortunata. Ne ho due. Possono esserci delle belle cose con la chiave fortunata, oggetti rari e utili. Ma non è sempre detto. Una volta non ci ho trovato nulla. Un oggetto inutile. Ok, eccoci qua. Tutti quanti i cani. Oh, te apri. Eccola là. Esfera mini per l'appunto. È pieno di cani. E non ha molto senso a dire il vero. Ci sarebbero anche le chiavi 5 stelle e moneta 1 stella, ma non le userò adesso, dato che devo andare avanti con la storia. Quelle anche le usate nel post-game per reclutare yokai particolari. Tranquilli, potete farlo. Ecco, iniziamo ad avere una certa fortuna, che insomma la medicina potente alla fin fine. E con questi animali, questi cani, non ci si può neanche parlare. Bene, qua è tutto distrutto. Allora, non mi scomoderei neanche a prendere questi frammenti luminosi gialli perché sono proprio inezie. E quindi mi concentrerei su quelli più di colore più scuro o quelli che hanno una luce viola intorno, che sono quelli migliori. Abbiamo Uniguerriero. Proprio non gliene frega niente di me, Uniguerriero. Giusto così. Potrei anche sfidarlo. Questa è una dama gigante. Qui ci posso andare, no? Oddio, anche se penso di poter andare qui sopra. No? Gioco, davvero no? Va bene. Devo arrivare all'ultimo piano del palazzo, ok. Traspec arrabbiatissimo. Lì c'è un altro Traspec arrabbiatissimo.
Oh, attenzione, questo c'è un oggetto buono. Oh, yes. Questa la userò quando avrò un attimino. Ecco, tipo questi oggetti così vanno presi perché sono molto buoni. Chiave selvaggi, vedi? Se non è buona questa. Ora, potrei anche affrontarli questi yokai qui, ma ne vale davvero la pena? E neanche qua si può salire. Qui invece immagino di sì, gioco. Vero? No, non posso. C'è un oggetto, attenzione. Lingua di manzo, ok. Io me la prendo molto comoda perché non ho la minima fretta. Ah, Esfera media, vedi? Questi sono oggetti buoni. Bello per il palazzo di Emma. Un po' ridotto in rovina, non è neanche brutto alla fin fine. Oh, quell'oggetto mi interessa, va. Esfera media, ok. Proprio questi yokai però sono i rinunciatari della vita. Non gliene frega niente, io passo, mi inseguono per qualche metro. Più che altro devo capire dove andare qui. Ah, qui sotto? Bene. Totalmente a caso. Sembrava un po' stretto, ma andava tutto bene. Amuleto notturno che non è malvagio, ma neanche il massimo della vita. Boia. Oh, nero? Che cos'è questo nero? Esce roba bella da qui. Ma devo arrivare all'ultimo piano, ma come? Niente, non devo andare lì allora. Dove devo andare? Ah, ci sta le scale qui, bene. Meno male che mi sono sbagliato strada allora. Meno male che ho sbagliato strada, così ho preso quello spigno nero. Ah, ok, penso di aver capito dove andare. Qui. Ecco, no, qui non è. Ah, posso salire qui, mi sa? Sì. Sì, vabbè, dopo che segui la freccia è normale. Ah, bello. E beh, insomma, non male. Oh, non può cascare da qui, bene o male. Ok. No, devo andare di qua. No, dove caspiterina devo andare per... Qua, ok. Ma non mi ritrovo la strada a un certo punto. Beh, ti pare che non lo mettevano qui. Specchio ogni anno. Ah, è per Felinian. Beh, niente di che allora. Andiamo. Oh, ok. Ma questo rimane qui? Ah, nel caso rimane, certo. Andiamo. Ottimo. Chissà se ci sono gli Oni da affrontare. Wow. Ho un brutto presentimento, sì, anch'io. Non siamo ancora arrivati alla fine? C'è qualcosa di molto strano in questo luogo. Manca il dialogo di Cole ora. Sto iniziando a stufarmi. Solo a me sembra di star percorrendo la stessa strada. No, amico mio. Finalmente! Allora, che Allora, che ne ne pensate pensate del del mio mio corridoio corridoio eterno? eterno? Tipo le scale in Super Mario 64. Se non prendi 70 stelle, vai all'infinito. A meno che non fai un BLJ. Vuoto oscuro, avrete dovuto immaginarlo. Lascia subito il palazzo. Questa voce. Sei Emma il Grande. Quindi sei riuscito a liberarti? Beh, non fa niente. Neanche uno come te potrà fermarmi. Ormai ho sofferto abbastanza. Il mondo, anzi,
I mondi non hanno più bisogno di voi ormai. E se proprio volete incolpare qualcuno, prendetevela con la principessa Oni. Non immaginavo che avessi così tanta voglia di rivedere Shuka. Sei proprio un ottuso, Vuoto Oscuro. Che cosa hai detto? Non l'hai ancora capito, eh? Shuka, sono io. Ma non farmi ridere. Quindi tu, una sciocca umana senza alcun potere, saresti la principessa Oni? Proprio così. Ti affronteremo una volta per tutte e ti sconfiggeremo. Quella luce... non è possibile! Dunque eri sincera prima. Ti sei reincarnata in un'umana. Beh, principessa, permettimi di darti il benvenuto che meriti, allora. No, non possiamo arrenderci così. Detective Yokai, tutti insieme! Ma che... cosa diamine è questo potere? Dannati umani! La pagherete cara, potete starne certi! Ragazzi, state bene? Non preoccuparti per noi, Summer. Il nostro risveglio ci ha aiutati. La caffeina hanno preso. Ho un caffettino. E via, più svegli che mai. Avremo anche il limite dei suoi attacchi. Ma ora come facciamo a raggiungerlo? Sono sicuro che la risposta sia in questo corridoio. Una volta trovata, saremo in grado di uscire da qui e trovare Vuoto Oscuro. Ben detto, Emma! Forza, perlustriamo la zona con la lente Yokai! Chissà se potevo farlo anche prima. Cos'è? Io, magia, lo sapevo! Eccola qua. Chi è? Leo Fuoco? Cammina. Arriva, bellissimo. Ah, amico lui? Ok, mi sta bene. Più che altro riprendo la... buona. Chissà se serve a craftare qualcosa. Ah, bene, bene, bene. Buona la sua, mi piace. Ma mi piace lui, non la sua anima, quello. È una leggera ma importante differenza. Bellissimo. Vieni, vieni. Ti faccio assaggiare una mazza chiodata. Bene, anche questa è vinta, wow. Ah! Una stanza liberata, ok. A sconfiggere gli Yokai guardiano, quindi questi non devo affrontarli per forza. Ah, devo andare di qua? Anato mostro? Ciao. Ah, non mi aveva visto, pensavo stesse fermo lì ad aspettare che lo chiamassi io. Invece no. Ok. Sono tanti però, Mi serve subito un Energimax. Quindi li scambio... abbastanza velocemente riscambio questi. Due. Bella. È forte, sì. Cioè, non si fa niente, è immortale. Ok. Era lui. Surprise. Ah. Dico, provo ad andare indietro. Perché c'è lo Yokai guardiano da sconfiggere ed è velenotto. Però questa è la forma del futuro, quella Shadow Side. Che bella. Però è il momento di sconfiggerlo.
Proprio un serpente. Sembra un drago, ma in realtà è un serpente. Ma che bello che è. Però è quello del futuro, quindi. Oddio, non sono carico, no! Mi sono sbagliato! Questi uomini picchiano! No, no, basta picchiarmi! Non è colpa mia, sono gli altri cattivi, non io! Oh, oh, calmatevi! Che cavolo! Siete cattivi! Scappo, scappo! Spero che non è carico l'energia, ma... Ah, è ora! Mamma mia! Ho sbagliato. Ho fatto sbagliare! Ma no, perché non è successo niente, ho sbagliato! Ma che cavolo! Vedi, ora va. Vabbè. Vabbè. Insomma, è andata bene comunque. Però il fatto che non abbia premuto mi ha fatto molto fastidio. C'era altra Yomagia in quel punto. Dove? Ah, ecco perché. Mi sembrava. E quindi è fatta ora? Yeah. E anche l'ultimo sigillo sbloccato. Oh, no! I guardiani! Mi spiace, Rekaira. Contiamo su di voi, maestà. Amici, termina qui l'episodio odierno di Yo-Kai Watch. Nel prossimo vediamo cosa da dirci Kaira. E forse sconfiggiamo proprio Vuoto Oscuro nel prossimo, chi lo sa. A meno che Kaira non sia sotto l'influsso di Vuoto Oscuro anche lui, e quindi dobbiamo affrontarlo e liberarlo. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio ovviamente per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link necessari per seguirmi dove volete. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.